Buongiorno, gentili amici del web, un cordiale saluto da Andrea Scotti. Avevo piacere di discorrere con voi in questa nuova puntata di un pittore di cui già avevo fatto un video, si chiama appunto Piero Monti, è stato un professore dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino. A proposito di questo importante pittore, ho trovato un libro che trovo interessantissimo, che si intitola Ritratto di Torino, 94 riproduzioni in bianco e nero e a colori di Piero Monti. Un libro bellissimo. Tra l'altro, sempre su Piero Monti ci furono alcuni altri libri, tra cui uno che trovo molto interessante, che si chiama Piero Monti, pittore giramondo. Edizioni Vitalità, un artista straordinariamente interessante che negli anni un poco è stato dimenticato, è mancato anche da molto tempo. Credo che non abbia più avuto una galleria d'arte di riferimento, è conosciuto dagli studiosi di pittura del Novecento. È stato un pittore molto importante che ha vissuto a Torino. Nasce a Torino nel 1910 e a Torino scompare nel 1994. Io ho avuto appunto il piacere di conoscerlo, come già vi avevo raccontato in un'altra puntata. Ho conosciuto lui e la signora Lella, persona splendida, che ricordo molto, ricordo con piacere. Riguardo a questo libro, tra l'altro, il Ritratto di Torino, scritto dall'abile mano di Ernesto Caballo, bellissimo giornalista, volevo farvi vedere così alcune immagini. È molto bello. Vi consiglio, se avete occasione, di reperirlo. Penso che sia reperibile presso qualsiasi libraio antiquario. Vediamo che era Edizioni Toso. Un libro molto interessante e parla appunto di una mostra importante che lui fece, di conseguenza, tra l'altro questo libro è anche dedicato a Persona nel 1969. Ecco, questi libri sono interessanti, come dico, è facile, penso che sia reperibile questo libro presso qualsiasi bravo libraio antiquario di Torino, e ci sono tutte immagini della nostra amata città, da Piazza Vittorio, Piazza Solferino, tutti angoli della Torino barocca, e abbiamo la fortuna appunto di poter reperire ancora dei documenti che ci raccontano della nostra città, in questo caso degli anni 60. Qua ci sono i Murazzi, ci sono i pescatori, appunto i Murazzi. Ci sono alcuni angoli di una Torino che non c'è più. Tutti questi dipinti sono anche documenti storici per certi versi. Qua è la mole Antonelliana. Ci sono dei disegni bellissimi, molto interessanti. Dicevo, ecco questo dipinto, per esempio, qua che racconta di queste automobili. Le vecchie automobili a Pino Torinese. Ecco, ci sono dei dipinti che sono stupendi. Se avete occasione di reperire documenti, libri su questo pittore, beh, penso che sia un artista veramente molto interessante e straordinariamente bravo anche dal punto di vista grafico. Questo è un disegno bellissimo del Museo della Montagna e come dicevo, lui è stato un artista molto bravo, molto capace, che ha avuto alterne fortune. Ecco, questo è il secondo libro, Piero Monti, pittore giramondo, questo Edizioni Vitalità, edizioni del 1973. Come dicevo, nasce appunto a Torino nel 1910, qua c'è bellissima, commovente, la dedica a sua moglie. Ed è interessante, qua abbiamo ad esempio una introduzione di Carlo Moriondo, e inizia praticamente raccontando prima dell'Africa, quando lui era giovanissimo, scusatemi che mi scappa, lui era giovanissimo. Poi, tra l'altro, lui ha avuto
Era anche un idealista. Andò volontario nell'Africa orientale italiana. Dicevo, appunto, la sua professione è andata avanti tra alterne vicende, anche perché appunto lui, da nazionalista, da d'annunziano, andò in Africa orientale italiana, indossava la camicia nera e venne poi mandato, fece la Russia. Prima, dopo l'Africa orientale italiana, è andato come militare, come ufficiale in Grecia e in Albania. Dopodiché venne mandato in Russia, fece questa drammaticissima ritirata di Russia, rientrato in Italia, trovò una situazione praticamente che non è mai stato detto, ma di fatto c'è stata una guerra civile drammatica. Lui disse: "Non posso sparare sugli italiani" e si nascose nelle Porediese, vicino ad Ivrea, e entrò poi come venne chiamato, credo dopo 2 o 3 anni dalla fine della guerra, entrò a lavorare all'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino come insegnante nei corsi di pittura. È stato un bravissimo professore di pittura, una persona di grande cultura, e si occupava tra l'altro anche di collezionismo, di antiquariato, artista accolto e straordinario, molto bravo. È stato il ritrattista dei VIP, che si trattasse, non so, della famiglia scusatemi, Vergnano, o che si trattasse della famiglia Agnelli, se non Pininfarina, se non gli altri pittori, insomma, ha fatto dei ritratti alla buona borghesia torinese. Ottimo giocatore di golf, era iscritto al Golf Club La Mandria e ha vissuto fino, appunto, poi scomparso a Torino nel 94. Ha avuto dei momenti molto importanti perché insieme alla Fiat ebbe una collaborazione e fece diversi viaggi in Africa, partiva, attraversava l'Africa, il Medio Oriente, magari con la Fiat Giardinetta, la Campagnola, ecco, fece dei viaggi con la Fiat Campagnola, fece dei viaggi con la Fiat Multipla, carrozzata Pininfarina, se non ricordo male. All'interno gli fecero uno spazio per poter vivere la macchina e fece parte del viaggio, se non ricordo male, lo fece con la signora Lella. E poi fece soprattutto dei viaggi, uno molto importante nel 58, in cui attraverso l'Africa insieme con questa Fiat Multipla, e questo gli fece sì che venne conosciuto come Pieromonti, pittore giramondo, perché è stato veramente ovunque. È stato ovunque che fosse il Medio Oriente, da Baghdad al Medio Oriente più profondo, passando per la Turchia, tutta l'Africa, poi partì e fece l'America del Sud, l'America Latina. Un grande viaggiatore, amava andare a riscoprire e a prendere determinate luci, determinate trasparenze. Una persona molto capace. Bravo anche, se vogliamo, come grafico. E colgo l'occasione per invitare gli studiosi di arte del Novecento a documentarsi su questo pittore, perché è stato un artista come alcuni altri grandi maestri dell'Accademia Albertina. Io penso, per esempio, non so, Cesare Ferro, penso a Giacomo Grosso. Beh, Piero Monti è stato un artista di grandissimo spessore, un grande talento, un tecnico, un artista che aveva il mestiere nel sangue. Niente, avevo piacere di ricordarlo, consiglierei la lettura, se avete occasione di reperirli, dei libri, Piero Monti, pittore giramondo, edizione Vitalità, e se avete occasione, soprattutto un messaggio per i torinesi. Questo bellissimo libro, Ritratto di Torino, 94 riproduzioni in nero e a colori di Piero Monti, edizioni Toso. Cari amici, grazie per avermi dedicato il vostro tempo. È un gran piacere poter realizzare questi piccoli episodi di storia dell'arte, di arte, di pittura in ambito piemontese.
e spero di non avervi annoiato. Grazie per la vostra presenza. Mi date un grande conforto il fatto di sapere che ci siete, che mi seguite così in tanti. Beh, amici miei, mi incoraggia a proseguire in queste mie ricerche. Grazie infinite, un cordiale saluto da Andrea Scotti, detto Camula. Ricordo con piacere un caro amico, colgo l'occasione per salutarlo, che si chiama Domenico Fragapane. Un cordiale saluto a tutti voi, cari amici. Buongiorno.